giorno tu starai con Ranelin. Oh, oh, hello, people, siamo qua, people. E se accendi la tua radio, tu ci ascolterai. Resta con noi, people, non cambiate, people. Tanta musica con gioia ti offriremo. 102, people, è una grande garanzia. Gelato presenta Hello People. Conduce in studio Sara Priolo. Ciao gelato, Hello People. Glitter People. Buon venerdì 17. Porta alla grande. E buongiorno a tutti, bentrovati in questa puntata oggi speditissima perché gli ospiti in studio sono tantissimi. Sara sono Priolo, tanti. Emilia Verna. Perché il nostro salotto si arricchisce sempre di personaggi glitter. Intanto apriamo con un'amica di Glitter People. È un'amica che ha scoperto un percorso durante la sua vita di rieducazione. Rieducazione alla sensibilità, anche alla scoperta del dolore e come alleviarlo. Lei è Maria Chiara Milan, della, la madrina di Rieduca. Ci racconterà questo percorso spirituale. Poi ti devo dire la verità, ho visto sul profilo di un mio amico una foto con dei giocatori tutti nudi scollacciati con dei torsi che erano beccati. Ma perché non portarli scusa, in studio? Ma perché non me ne porti un paio in studio? Ho ricevuto anche consensi da parte degli interessati. Anche perché manca poco il Natale, no? Quindi... sì, infatti nudi non c'entravano niente, ma stavano molto bene. Purtroppo siamo in collegamento, purtroppo secondo me sarà vestito, ma non è detto. Abbiamo Fabrizio Di Patti, vice capitano della squadra di pallanuoto del Telimar, ci racconterà di questa realtà che sta andando molto bene. La detta stampa mi ha dato tutti i dettagli sportivi. Io volevo sapere se erano fidanzati, che misure di bacino avevano. Comunque. Scopriremo, lo scopriremo. E poi Silvia Amato e Sofia Giaconia, debuttanti al ballo valzer delle Lance al circolo ufficiali della caserma Cascino. Una cosa bellissima. Esatto. Va bene, vedo che c'è Ricky da oggi Rubacuori, il nostro regista, che mi fa le facce brutte, quindi io tutti i dettagli carini che volevo dire sugli ospiti. Vabbè, concludiamo con la ristorazione. Sì, però diciamolo. A Dulcis in fondo proprio c'è un dolce, c'è il panettone, il pan di Toni. Insomma, abbiamo tre amici che durante una briscola hanno deciso di fare un panettone, perché parliamoci chiaro, oggi chi sei se il panettone non lo fai? Se non lo mangi, chi sei? Con noi ci sono Salvandò, Vincenzo Albicocco e Giuseppe Lino, ci racconteranno la loro esperienza particolare. Assolutamente sì. A proposito di dolci, di panettoni, www.ciaogelato.com, l'app gratuita per i nostri momenti più dolci. A tra poco, condividete i consigli di Radio In. eCampus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami tutto online. Ora eCampus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. eCampus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Auguri! Se per un evento speciale volete stupire i vostri ospiti e farli sentire come in una favola, affidatevi a Piro Fantasy Effetti Speciali. Piro Fantasy dispone di apparecchiature di ultima generazione con una varietà di soluzioni come laser show, illuminazione architetturale, giochi pirotecnici, videoproiezione più maxi schermo e tanti altri di grande impatto scenico che stupiranno i vostri ospiti. Piro Fantasy Effetti Speciali vi aspetta a Palermo in via Giuseppe Pitre 169A e sui social. Per saperne di più, leopirofantasy.it. Futuroil, una grande novità per il tuo rifornimento. Futuroil, qualità, convenienza ed elevate prestazioni. Fai la differenza. Per il tuo rifornimento, scegli Futuroil. Che aspetti? Vienici a trovare. Futuroil, a Palermo in via Cesareo 18. A Bagheria in via Papa Giovanni 23-2. A San Mauro Castelverde, strada provinciale 52, chilometro 20-950. E a Villalba Caltanissetta in via Piave 116. Sito internet futuroilsrl.com. Oh, 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 i tempi sono quelli che sono. Mi sa che dovrò rivolgermi ad Affari in Oro. Suggerirò l'idea anche a quella befana dell'amica mia. Affari in Oro compra preziosi e paga all'istante. Affari in Oro è a Palermo con 8 negozi. Numero verde 800 913 333. Bambini, arrivo!
Buon Natale! È iniziato il doppio regalo! Fino al 31 dicembre alla pregnata torrefazione Moca Termini di Via Napoli 12 nel centro storico della nostra città, acquistando 500 grammi di caffè, riceverete due piatti in fine porcellana o altri regali a scelta. Attenzione! Con grande successo prosegue la raccolta buoni regalo anche per le cialde Monachello, Espresso Bar e Tonaca di Monaco. Torrefazione Moca Termini, il gusto e l'aroma del caffè appena tostato. Buono, molto buono! Buonissimo. Radio In, la voce della tua città. Eccoci qui, prima ospite di oggi, una donna, l'abbiamo presentata, una che ci guarisce da tutte le possibili. Io ho letto tutta la sua presentazione, ma sono studiata, non ci ho capito niente. Allora, intanto tu, oltre a essere molto bella e molto simpatica, che cosa fai? Io so che tu hai studiato per altro, sei diventata un'esperta di marketing e poi... Wow. Sai anche questo, Emilia saprà tutto di te. Io sono la gatta ladra, devi sapere che vado rubando tutto. Sì, allora ho iniziato con una laurea in marketing. Lì c'è stato il primo dono, che è quello che voglio portare anche in rieduca, cioè il fatto che alcune dinamiche magari problematiche, fallimentari, di sofferenza possano in realtà far parte del vostro processo di crescita. E in effetti d'improvviso mi sono innamorata di un metodo di medicina naturale che viene dall'Oriente. Dall'oggi al domani tu hai trasformato. È stato un primo innamoramento. Non ho mai abbandonato il marketing e anzi l'ho portato dentro i miei studi. Infatti questa forse è la marcia in più di Rieduca. Rieduca cerca di trovare delle evidenze scientifiche ad un metodo naturale. Infatti ho scelto un nome molto, molto particolare. E probabilmente è stato proprio quel percorso di studi che mi ha permesso in realtà di raccogliere dati e di fare qualcosa, spero, di speciale per la Sicilia e per l'Italia, perché tra l'altro proprio in questi giorni mi hanno confermato che siamo soltanto 3 al mondo ad aver costruito un campione di medicina naturale che ha più di 2000 casi. Quindi spero oggi di portarvi una piccola eccellenza di valore per questo territorio che fatica e in cui, lo dico soffrendo, ma abbiamo anche chiuso 2 dei centri purtroppo col Covid, perché purtroppo, come sapete, noi imprenditori abbiamo un po' patito, soprattutto chi come me vuol fare le cose per bene, però siamo ancora attivi in uno dei centri e speriamo di fare bene, sempre meglio per quest'anno. Ma è vero che c'è il bonus per quanto riguarda servizi benessere? È stato confermato? L'avevo letto qualche mese fa. Purtroppo noi non rientriamo in questa categoria perché in realtà la legge è molto restrittiva e poi giustamente fa un'analisi ponderata dei fatturati e delle diminuzioni o meno, e noi non rientriamo. In questo momento siamo state su Facebook per un minuto e ancora per un altro minuto e poi entreremo in radio. Quindi comunque ciao e buongiorno a tutti gli amici che ci seguono, buongiorno, all'interno della diretta. Maurizio, Salvatore, commentate, condividete. Se avete domande, anche perché è la prima volta che presentiamo una shiatsu terapeuta. No! Ecco, mi ha torturato perché loro, tutti questi della medicina alternativa, sono terrorizzati, quasi che fossero tutti sotto la lente d'osservazione della medicina tradizionale. C'è chi crede nella possibilità di trattare il dolore, il disagio con medicina alternativa, però la medicina tradizionale è diventata molto, non rigida e aggressiva, nel senso che voi siete sempre costretti a sottolineare non preclude intervento. Allora, in realtà medico, la parola terapeuta, questo lo chiariamo, è proprio una specifica è quasi, diciamo, un sinonimo proprio della professione sanitaria. Quindi la escludiamo perché noi invece stiamo esattamente prima della malattia, nella medicina preventiva. 5 secondi, lo diciamo lì. Tiro Mancino e Carmen Consoli, L'odore del mare, aprono la puntata di oggi in questo venerdì 17. E l'apriamo in maniera un po' spirituale, Glitter, sì. People di venerdì 17 dicembre. Sei rilassata? Sì, adesso sì, adesso che è arrivata Maria Chiara con la sua calma, la sua pacatezza, il eleganza, suo sapere di più, andare oltre, mi sto rilassando. Tra l'altro non mi è successo niente di strano ultimamente. Ma meno male che tu sia in apertura, Maria Chiara, ben trovata. Buongiorno. Sì, perché diciamo che abbiamo aperto in maniera frizzata.
scusate, poi ci siamo rilassate un po'. Abbiamo stappato uno spumantino, dai. Vuol dire niente, vuol dire niente. Insomma, stiamo esplorando un mondo nuovo che mi fa piacere nasce da una ragazza che invece i piedi ce l'aveva molto per terra avendo studiato marketing. Sapessi io un grammo di marketing sarei a quest'ora ricca perlomeno, Sara. E invece dai, sono solo ricca di belle speranze. E invece poi io non ho capito qual è stata la folgorazione. Tu hai detto che hai conosciuto due esperti di shiatsu. Ho conosciuto, ho provato lo shiatsu su di me. Perché? Che ti era successo? Sai che mi faccio sempre i fatti degli altri. No, la verità è che avevo un fidanzato che doveva fare i trattamenti per fare il suo percorso, questa era la verità. Ah, quindi niente curtighi, niente cose drammatiche. Assolutamente no, anzi era tranquillissima e felice, mi ha in qualche modo inizialmente incuriosito. E poi quello è stato in realtà un inizio, perché forse il vero innamoramento è continuato in Toscana e in Oriente, perché appunto il metodo che io porto è davvero unico, forse più che unico è profondamente originale, cioè davvero la shiatsu-terapia più tecnica, millenaria, profonda e vicina alla tradizione proprio della medicina generica cinese, tibetana e giapponese. Ecco, che differenze ci sono e soprattutto parliamo un po' del mondo della medicina orientale. Tante, tantissime. Io in questo momento mi sono focalizzata a partire da una shiatsu-terapia su una prospettiva però molto tecnica, appunto la più profonda in atto negli ospedali attualmente di medicina cinese, giapponese e tibetana. Forse siamo fra i pochi a usare quindi un metodo di diagnosi energetica veramente profondo e originale. Partiamo dall'analisi dell'addome, facciamo l'analisi dei polsi, che è un qualcosa di raro che facciamo in pochi. Possiamo provare nel backstage, proviamo adesso nel frattempo. Proviamo. Eccoci su Facebook. Scusa. Però ci vai tu sotto scopa, che poi a me scoprono sempre, sono pazza e mi dà fastidio. Ok, cosa devo fare? Vuoi scoprire un polso? Questo è un momento di pausa un attimino, quindi puoi togliere le cuffie. Ok. Mi liberi. Siamo su Facebook soltanto. Io sto finendo di fare le mie condivisioni adesso. Devo togliere le analisi. Allora, devo dire che la prima analisi in diretta non è così semplice. Certo. E intanto che cosa stiamo cercando? In realtà la sua seconda personalità io l'ho trovata già da 4 anni fa. Tranquilla, ne ho altre 23. Ce n'è una per litigare con Rubacuori. Ovviamente sempre per i tempi limitati che abbiamo in radio, però cerchiamo di capire qualcosa. Allora, cerchiamo di dire che c'è stato negli ultimi 5 anni un po' di ansietta. C'è stata una qualche difficoltà ad assimilare degli eventi e c'è stato un attimino lo stomaco che ha patito un piccolo affaticamento energetico. Sono io, amore! Io che ti stresso! I tempi coincidono! 5, vabbè, più allora, una cosa che ho imparato un po' con l'esperienza è che i polsi in realtà riflettono un po' un passato prossimo, quindi un po' gli ultimi 5, anche 10 anni, volendo. Idem la lingua, l'addome invece è il nostro oggi, quindi è quello, lo stato che presentiamo oggi a livello energetico. E poi surprise, no, io pure surprise, abbiamo anche la possibilità di capire la nostra genetica reale, cioè la genetica della medicina occidentale ha dei punti di riferimento. Quindi se Milvia, ad esempio, è nata con una piccola così carenza sul polmone, per esempio quelle persone che poi soffrono sempre di asma. Io sono nata con la carenza sulla tolleranza, eppure ci hai preso. La tolleranza però mi apre una domanda particolare, è un'osservazione particolare. Questo metodo, ed è veramente forse quello per cui mi sono innamorata, apre la possibilità di cambiare le tue emozioni e i tuoi sentimenti. Quindi se davvero puntiamo a un benessere non solo fisico ma psichico e sociale, a partire dal nostro corpo possiamo davvero riallineare le emozioni. Tu hai presente quegli alberi che riescono a crescere attorno alle ringhiere? Io sono così, mi sono talmente affezionata al mio cattivo carattere che se tu me lo togli. No, però mi interessa. Intanto tu com'è che hai scelto di occuparti degli altri? Perché il marketing è comunque un ambiente un po' lo diciamo freddo. In radio. 9 secondi. Ooh.
lipstick. Oggi è rosso perché manca poco al Natale, 17 dicembre, venerdì, Hello People, Glitter People, con la nostra prima ospite, fantastica. Maria Chiara Milan, che ci parla di natura, di persone, di sentirsi dentro. Come ti sei, come hai scelto, come hai fatto questa virata nel tuo percorso di vita professionale nel dedicarti ad altri? Perché l'incontro mi hai detto che è stato quasi banale, nel senso che è capitato nella tua vita che entrasse lo shiatsu. Ricordiamo che cos'è lo shiatsu per chi non ha dimestichezza. Lo shiatsu è una digitopressione, quindi è una pressione che si effettua con le punte delle dita, in genere su dei punti scelti in diagnosi di trattamento dei meridiani. Wow. Meridiani che finalmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sdoganato, esistono. Oh, esistono i meridiani. E questa ragazza, fondandosi sull'idea che i meridiani esistono, io, ha pensato bene di provare a dimostrare che il trattamento funzioni. Infatti il primo studio addirittura partiva, grazie alla mia laurea in marketing, dall'idea di dire no, non funziona, mettiamola in discussione, certo. Perché io stessa per prima avevo bisogno di crederci. Anche la filosofia parte un po' così. Devo dire che sì, ho avuto un approccio talmente critico, talmente antipatico con tutto quello che studiavo, che mi sono fatta odiare parecchio. Che poi lei nella sua biografia scrive: l'ho conosciuto a 28 anni, ho detto ne avrà 33, è una cosa fresca. E invece ne devo fare 46. Sì, pazza, devi dire 22. Sì, ma la sua professione, la sua competenza e soprattutto questa, che alla fine che potrebbe essere tra filosofia, questo quant'altro, comunque un'arte, ti rende, cioè, veramente una la medicina integrata, che potere della medicina potere. Integrata. Essere integri, oggi un valore innovativo, integri, senza mancanze, quindi ci approcciamo al mondo in maniera piena, ricca, vigorosa. L'obiettivo di Rieduca è uno di questi, tra questi. Assolutamente. Ieri ho pensato un'espressione spagnola che è empoderarsi, cioè ritrovare il proprio potere, un po' l'empowerment inglese, però emponderate, sì, da Rieduca facciamo questo, cerchiamo di ridarti il tuo potere, la tua qualità di autoguarigione, la tua pienezza di benessere, sempre ricordando che prima della malattia tutti quegli stati infiammatori, il mal di testa, i pruriti, non so, i sbalzi del ciclo, qualunque cosa, va in realtà attenzionata, perché comunque è un segnale di squilibrio, che è un segnale corporeo, ma che può trasformarsi in uno squilibrio nelle emozioni. Se Milvia, per esempio, mi dice che è un po' scorbutica, io tenderei a pensare che c'è un eccesso sul meridiano del rene, e quindi Milvia si becca un buono della promo di Natale. Ta-da! All'interno del buono che è ancora in atto, avete tra l'altro per questo periodo finale di... Aspetta, ragioniamo su come mi puoi fare diventare. Tu devi andare lì e zitta. Allora, considera che hai presente i personaggi, le caricature anziane, quelle diventano un po' scorbutiche, egoiste, no? L'anziano tipico scorbutico, egoista. Perché questo è una carenza profonda del meridiano del rene, e quindi si tende un po' alla superbia, all'egocentrismo. No, vabbè, ma dai, io non sono... Quanti aggettivi potremmo usare? Io sono dolce, simpaticissima, se mi prende l'embolo... È il 6, cioè dal 6 iniziano i problemi. E quando esce il mostro che ho detto... Allora, facciamo una pausa, torniamo tra poco. Questa cosa è veramente... Relax. Radio In. Per comprare o affittare un immobile, affidati al gruppo Tecnocasa, la più grande rete immobiliare in Europa. A Palermo e provincia con oltre 80 agenzie. Tecnocasa, Tecnorete e Chiron, per un mutuo, un finanziamento o una polizza assicurativa, potranno affiancarti con i loro consulenti immobiliari e creditizi, offrendoti tutta l'esperienza trentennale del gruppo. Gruppo Tecnocasa, la tranquillità di fare centro. Sfizi e Delizie, il posto giusto dove fare la spesa, ha dato vita ad uno spazio dedicato alla gastronomia, che prevede ogni giorno la preparazione di deliziosi piatti freschi e specialità locali. Da Sfizi e Delizie, pane fresco a qualsiasi ora. E poi la salumeria e un'eccellente macelleria con sfiziose di carne gustose e veloci. E ancora la rosticceria, la gelateria e un angolo dedicato ai dolci e alle torte. Sfizi e Delizie vi accoglierà con cordialità in via Imera 81 a Palermo. E vi fornirà, se vi occorre, un rapido e puntuale servizio a domicilio, anche ordinando online nel sito sfiziedeliziepalermo.com.
Ingredienti genuini, una perfetta lievitazione. E voilà, il panettone artigianale di Donnino è pronto. Il mandorlato, il pan del bandito, il tradizionale. Soffici bontà per rendere più dolci le festività. E poi da Donnino gli sfiziosi pezzi della rosticceria siciliana, realizzati rigorosamente con ingredienti selezionati e di prima qualità, e tanto altro. Perché noi siamo buoni tutto l'anno. Donnino Total Food, a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. I colori dell'autunno? Quelli della cucina romana: rosso amatriciana, giallo carbonara, er bianco della cacio e pepe. E poi i colori dei nostri speciali burger romani: er carbonaro, er grigio, l'amatriciano. Che vuoi fare? Te li vuoi perdere? Ti aspettiamo con il meglio della cucina romana nel salotto di Palermo, in via Principe di Belmonte, e in piazza Giovanni Paolo II, nei pressi dello stadio. E dai, godemosela sta vita! Per non perderti nella giungla dei segnali stradali e... Autoscuola Faulisi. Ci trovi a Palermo, in via Sciuti, viale Strasburgo, via Parisio e sui social. Sito internet autoscuolafaulisi.it. Autoscuola Faulisi, la tua guida. Tornate su Facebook, qui c'è il nostro buono, che comunque è un'ottima idea, regalo che possiamo fare chi sta guardando questa diretta, che ci sta ascoltando. C'è ancora qualche posto la prossima settimana, sì, i giorni non me li ricordo, scrivete il numero della segreteria, rieduca su Facebook. Grazie, la regia mi dice che posso togliere le cuffie, sono felice. Io però ho una domanda, lei ha detto che il suo aspetto nonostante non tolga nulla, quindi c'è anche la possibilità che io eviti di dormire 12-14 ore al giorno per mantenermi il minimo più rilassata? Assolutamente sì, questa è una delle cose, ecco, il primo lavoro da fare, quindi piccolo consiglio, lavoro di auto-osservazione. Il dormire medio che ci fa star bene sono circa 8 ore, quindi questo indica uno squilibrio. Quindi dobbiamo assolutamente lavorare. Ok. Però abbiamo un trattamento antistanchezza che sicuramente ha un suo... Scherzi a parte, qual è il target e quali sono gli interventi? Perché è benessere spirituale ma anche fisico. Assolutamente. Il target è chiunque si riconosca di trovarsi nel bisogno di star bene. Quindi in realtà... fermi su quest'idea, cioè prima della malattia, prima dell'infermità, purtroppo ci sono tanti stati che noi spesso sottovalutiamo. Considerate che in Cina e in Giappone questo trattamento viene effettuato di base in ospedale, con delle frequenze ovviamente diverse per ogni persona, anche perché questa è una cosa importante, l'individualità, quindi la personalizzazione del trattamento. C'è chi va una volta al mese, chi ogni 45 giorni, però è un trattamento per mantenersi in salute. Quindi questo lo diciamo sempre, ma mi piace ripeterlo, in Cina e in Giappone le figure come me vengono pagate fin quando le persone non si ammalano. Quindi noi stiamo in quella fascia di medicina preventiva che serve a mantenersi in uno stato di salute pieno, vigoroso, non quello a cui siamo abituati, che vedo in media, perché in media vedo purtroppo stati d'ansia, stanchezza, poca energia, sbalzi d'umore, insomma. Entriamo. Lost Frequencies, 11.35, sempre in questo venerdì 17 dicembre, parliamo di benessere ma di tante cose, anche dei servizi di rieduca con Maria Chiara, tra i tantissimi consigliati, soprattutto in questo periodo, magari chi vuole fare un regalo. Tantissimi, allora, sicuramente il lavoro sul dolore, qualunque esso sia, in particolare il dolore psicosomatico.
Quindi quello che si porta via forme d'ansia, di rimuginazione, di insonnia, di stanchezza. Poi un lavoro energetico sullo stomaco e sull'intestino. Ta-da. Lo stomaco è importante, io lo so da tanti anni perché ho conosciuto una persona che mi diceva: ascolta la tua pancia, che ti dice? Perché il cervello, il cuore e la pancia invece non mente. Tu sullo stomaco hai focalizzato molto i tuoi studi. Sì, io ho avviato un panel, un campione di 200 casi che per esempio fa notare quanto alcuni sintomi apparentemente scollegati in realtà siano un modo dello stomaco di farsi sentire in superficie. Per esempio la secchezza nasale è connessa allo stomaco, la cervicalgia spesso è molto... Purtroppo alcune forme anche gravi di ansia e attacco di panico. No, quello li faccio venire soltanto. Okay. E questa per esempio è una chiave importante, perché approcciare un attacco di panico soltanto a partire da un lavoro psicologico in realtà non prende conto del corpo della persona. E oggi per fortuna si sa che uno squilibrio, una problematica di assimilazione dello stomaco può portare degli attacchi di panico. È sempre psicosomatico. Parola che i miei colleghi in Giappone e in Cina non conoscono, davvero non la riescono neanche a comprare. Quando io dico psicosomatica, metamedicina, mi guardo dicendo veramente un'eresia, perché per loro c'è un unico ideogramma che è corpo e mente, la persona. Non esiste staccare, come abbiamo purtroppo fatto noi, il corpo dalla mente, dall'anima e dalla psiche. È impossibile staccare le emozioni. Mi dispiace quasi quando chiunque viene da me dice: ma sai che mi sono cambiate anche le emozioni? Ma com'è possibile che da semplicemente da un tocco, semplicemente dalle mani, qualcosa si è attivato? Mi sono riscritto in palestra, sono uscito, avevo un problema, ho trovato la forza, anche ho risolto dei piccoli problemi che non vedevo, il mal di testa costante nel weekend, il reflusso, insomma tutti quei primi segnali di malessere. Infatti quando tu parlavi io pensavo proprio alle donne che si lasciano e magari si sono lasciate andare, si perdono un po', invece dovrebbero pensare a ritrovare se stesse, o quelli che purtroppo hanno subito un lutto, escono da una malattia, volersi bene. E anche la bellezza fa parte di questo. Sulla separazione e il lutto ci tengo a dire una cosa che in questo momento è importante, a cui proprio tengo come professionista. Il lutto e le separazioni toccano in qualche modo le nostre capacità e risorse anche difensive. Quindi rispetto al periodo che stiamo attraversando, ecco, attenzione a non sottovalutare il fatto che una separazione e un lutto potrebbero essere delle porte di entrata, ahimè, di un Covid molto serie, perché il sistema immunitario, i polmoni sono molto toccati, certo, da questo genere di esperienza. Quindi ecco, questo è un esempio molto concreto di come purtroppo prevenire stato è meglio d'animo, che curare, oddio, sì, si è detto, e di come stato d'animo e fisiologia e fisiopatologia in realtà si intreccino in maniera strettissima. E per fortuna, rispetto a quello che hai detto tu, Rieduca è amatissima dai medici, abbiamo una rete di circa 25 persone che stabilmente collaborano con noi, e questa è una grande gioia. Rieduca è stata molto amata, molto ben accolta, proprio per la scrupolosità, per la serietà nel mantenersi rigidissimi, ovviamente nel non far mai cenno a una linea in qualche modo sanitaria, ma nel mantenersi fermamente rigidi, scrupolosi e professionali sulla linea preventiva e naturale. Chi c'è con te? Sì. Chi è nel tuo gruppo? Diciamo che io sono in questo momento, siamo al Motel Agip, la sede che è rimasta alle spalle proprio del Motel Agip. Abbiamo il sito rieduca.net in cui trovate tutto, anche la pagina Facebook e Instagram Rieduca Medicina Integrata. Potete guardare tutto, i servizi, il listino pubblicato tutto in trasparenza. C'è la promo di Natale col 25% di sconto fino a fine anno, quindi ultimi posti, mi pare ne mancano 6 per tutti i servizi, soprattutto quelli di punta che abbiamo nominato, quindi dolore, stanchezza, insonnia, sì. A Natale poi c'è sempre qualche coccola, qualche regalo, qualcuno magari... Ecco, questa è un'altra cosa a cui tengo. Rieduca ha un impegno etico importante. Da sempre ha aperto le porte a chi è in fascia debole, in fascia non reddito. E poi ha un occhio particolarissimo, anche vicino alla mia storia, per le donne che hanno subito violenza. E purtroppo sono tante. E anche lì un meccanismo di violenza stacca alcuni poli energetici, quindi
la paura, ahimè, interrompe il circuito energetico tra il cuore e i reni, quindi noi facciamo un lavoro serio di ricostruzione del percorso energetico e personale. E poi un'attenzione dolcissima per i bambini con malattie fortemente invalidanti, tutti stati gravissimi, gli autistici, la sindrome di Rett, e vi assicuro, e lo dico con un amore infinito per le mamme che devono, e i papà che devono lottare con queste situazioni fortemente invalidanti e dolorose, si riesce a fare tanto, si riesce a dare pace, si riesce a ritrovare qualche emozione, si riesce addirittura a recuperare qualche funzione vitale o comunicativa. Sì. Avete anche un sito? Scusate. www.rieduca.net. Quando parlava di donne, parlavi di donne e violenza, mi hai toccato, perché intanto ho capito che hai tu una tua esperienza, e poi io ricordo che quando ho subito una molestia, tutto sommato lieve, nel senso che è sotto casa un cretino si è buttato a terra, e ho indossato lo stesso paio di pantaloni per forse 20 giorni, e io i pantaloni in vita mia non li metto mai. Cioè, sono sempre in gonna, minigonna, e io sono un osso duro, quindi penso a quanto fa male anche una cosa che non ti sfiora e quanto fa bene uscirne. Purtroppo questo problema è troppo diffuso. Io ho aperto questa sorta di ambulatorio, diciamo, e sono arrivate davvero tante persone, purtroppo anche con le forme più gravi, reali di stupro, ma poi tantissime forme di difficoltà, di comunicazione tossica, di aggressività verbale. C'è molto da fare, e la porta di rieduca è sempre rimasta aperta. Lo dico per tutte le ragazze che non possono pagare, mi esprimo, lo dico perché tanto l'ho sempre fatto, quindi la porta di rieduca è sempre aperta per voi. Dietro ci sono le Onde Onlus, una delle associazioni antiviolenza che lavora bene laddove poi ovviamente ci sia bisogno realmente di un supporto, di un allontanamento, di una protezione, quindi lo dico davvero con orgoglio. Purtroppo di casi ne passano fin troppi, ecco. E la medicina ha dimostrato, soprattutto col Covid, di essere, se ce n'è bisogno, di essere il pilastro dell'umanità. Però ci sono tanti modi per volersi bene, noi esploriamo volentieri. E noi abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, per le prossime novità ci sentiamo, ci rivediamo, grazie. Soprattutto con un'amica di Glitter People, ma esatto. Così bella. Sì, Maria Chiara, grazie per essere stata con noi. Grazie. Buona giornata. Altre due belle ragazze e poi un uomo. È della durata di 2 ore, diagnosi sì, personalizzata. Però ho letto volta. Collo, io sono. Sì, tutte le tensioni vanno sul io collo, pure, le mie. Sinistra, per giunta. Allo stomaco. Rane. Sì, va bene. Fabrizio Di Patti dice che ti ha scritto, giusto? Ok, facciamoci la foto, Saletta. Infatti, cioè, non so, vabbè, lo stomaco, certo. Dici tu e io. Però. Non vedo l'ora di capire come posso guarire. Facciamoci un selfie. Da quel lato. Venite da questo lato che c'è il banner e Fabrizio su Sky. Aspetta. Orizzontale. Okay. Grazie Maria Chiara. Le chiami le bimbe. Complimenti. Siamo passate dal video alla persona. Mi crocifiggi se metto la borsa qua. Ragazze, accomodatevi nel frattempo che aspettiamo il nostro ospite su Skype. Che sempre facciamo, qui. Da un lato e le bimbe dall'altro. Le sì, sì, non chiamarle bimbe, guarda quanto sono alte. Sono per Riccardo. Ricky, ringrazia. Ringrazia, Ricky. Come vi conoscete? Perché... Prendi quello sgabello pure. Siamo amici di... Cioè, come di si conosce questo antipatico di Riccardo Zerbo? Io ci sono ancora nel video, sì, Ricky. Tra qui in regia. Sì. C'è un'altra cuffia. Grazie. Ecco, qua quando parlate state vicino al microfono e prendete i telefoni per condividere. Ah, avete già condiviso? Sì, l'ho condiviso, ma è là dentro. Io... Allora... Viene il gruppo. Mamma mia.
No, dovete stare troppo tranquilli. Allora, io noi ci salutiamo, io ho dimenticato il e sciacquo. Intervistiamo un nuotatore, non male. E poi torniamo. È inutile che state là. State no, con... no, vabbè, in 45 vabbè. Secondi ce la facciamo, Ricky, a collegarci con lui. Ma io il cappotto. Abbiamo presentazioni da mandare su, il cappotto su Facebook. Ma la lascerei nella sedia. Ho per ora sulle gambe che stiamo entrando in radio. Scusami, adesso la pausa lo posi. Fabrizio è lì. Abbiamo presentazioni da mandare all'interno della diretta. Mica non le ha più fatte. Brava, non è svolta. Che cosa? Che cosa? Le presentazioni all'interno della diretta. Quindi avete la stessa età, 20 anni? No, no, io 19. Ecco. Silvia? Sempre più piccola. Silvia? Lo so. Silvia, Silvia, Silvia e io Sofia. Cuffie, radio. Attention, Charlie Puth, The Glitter People, sempre in questo venerdì 17. Abbiamo parlato di benessere in questa prima parte, ma non solo, è filosofia proprio del benessere con Maria Chiara. E adesso? Benessere e bellessere. Abbiamo sia uno splendido nuotatore che tra un po' si collegherà, speriamo, da bordo piscina. E due, io le ho chiamate le bambine, tu non vuoi, ma sono due debuttanti. Perché una bella notizia, un bel regalo di Natale è ritorna il ballo delle debuttanti a Palermo. Ma che meraviglia! Una un'icona, fa parte di tante generazioni, da dei più dagli storici balli alle più recenti. Io quando sarà di intervistare le nostre amiche ho preparato pure un video, ma adesso le salutiamo, sono qui con noi, restano per intervistare il nostro amico che è distante, Silvia Amato e Sofia Giaconia. Loro sono debuttanti e parteciperanno al ballo valzer delle Lance, il circuito del circolo ufficiale della caserma Cascino. Buongiorno. Così voi già vi ambientate. Buongiorno a tutti. Siete siamo... rilassate, vero? Sì, sì, siamo sì, felicissime. Età? 19. 25. 19, questo 25. Più che debutta in società, debutta in radio. Quindi oggi. Lei è più piccola di me, lei è più piccola di me e lei è più grande di me. Eh sì, assolutamente. 22, ve lo dico io. E in collegamento con noi un uomo che impazzirà con quattro donne in studio. Dai, mi dicono dalla regia che c'è. Oh. Fabrizio. Sì, però Fabrizio, eravamo d'accordo a torso nudo. Cioè, non va bene, già cominciamo male. Dico, non abbiamo ormai condizionatori con l'aria calda, quindi... No, vabbè, io mi aspettavo una cosa tipo bordo piscina. No, ti prego, ti prego. Silvia vuole già chiudere il collegamento. Chiude questa busta. No, io voglio soltanto che va, si spoglia. No, sto scherzando. Intanto proviamo. Siamo su FM pure. Ovunque, bravo, everywhere, quindi mi puoi provare il collegamento everywhere. Su FM. Si sente? Però Governo ci guarda. Ciao, buongiorno, papà, scusa per tutto. Fabrizio, ci sei? Sì, ci sono, mi sentite, mi vedete? Sì. Ti sentiamo e ti vediamo. Ok, va bene. Non posso andare a bordo valzer perché è dispiaciuto. No, non ti preoccupare. Aspetta, di quello che dice Silvia. Ha detto il perché. Io voglio capire se è un perché valido e se lo possiamo accettare o se no, no. Dicevi, scusa, Fabrizio. Sì, la connessione è veramente scarsa. Direi. Ma non è che qua sia favolosa. Tanto male che vai a bordo valzer. Dove sei? In piscina? No, no, sono a casa. Ma mi vedete? Casa. Questa piscina la sognerà. Lo so, ma per me era al circolo nella clubhouse del Telimar. Scusa, niente, Sara Priolo. Allora, io non so quanti abbiamo, 36 secondi. Qua abbiamo due debuttanti. La nostra amica comune, vostra addetta stampa, Alessia Anselmo, mi ha riempito di informazioni sportive sulla squadra che ti chiederò. Però a noi ci interessa sapere chi siete, forse. Che cosa fate. Tu sei vice capitano. Io sono vice capitano, sì. Alessia ha osato dirmi, lui è il vecchietto della squadra, renditi conto. A quanti anni, vecchietto? Vado per i 39. Niente, vabbè. Eppure lui ne dimostra 25. No, vabbè. Oggi ci abbiamo tutti allora, in realtà, abbiamo capito che dobbiamo farci questo trattamento e in più andare... No, io preferisco dormire e farmi il trattamento. Entrare all'interno della squadra di pallanuoto del Telimar. Pubblicità. Allora, mi dirai quanto è faticoso il vostro allenamento e questa vita da sportivo dopo tra che rientriamo. Tra pochissimo, resta lì. Resta lì. Freeze. E se vuoi spogliati. Freeze. I consigli di Radio In. Ingredienti genuini, una perfetta lievitazione e voilà, il panettone artigianale di Don Nino è pronto. Il mandorlato, il pan del bandito, il tradizionale. Soffici bontà per rendere più dolci le festività. E poi da Don Nino gli sfiziosi pezzi
pezzi della rosticceria siciliana, realizzati rigorosamente con ingredienti selezionati e di prima qualità, e tanto altro, perché noi siamo buoni tutto l'anno. Don Nino Total Food, a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Ho ho ho! C'è un posto a Palermo dove a casa il gusto siciliano, dove puoi trovare i sapori e i profumi tipici della cucina mediterranea e siciliana. Si chiama Quid. Quid, nel cuore di Piazza Marina, ti aspetta a pranzo e a cena con la sua cucina autentica e la sua pizza napoletana, fragrante e dal bordo alto. Se il Quid in cucina è siciliano, nella pizza è napoletano. Prenota al numero 091 729 69 96. Aggiungi un Quid alla tua giornata. Per chi ancora non lo sa, la 12ª nota è una splendida terrazza della Storia Palace Hotel, dove poter godere dall'alto di una vista mozzafiato sulla città. Ideale per un coffee break, una colazione d'affari, un cocktail, una cena o un banchetto. Scoprirete una cucina d'eccellenza, avvolti da un piacevole sottofondo musicale. La 12ª nota, per noi di Radio Inn, sarà un punto di riferimento. Venite a scoprirla anche voi alla Storia Palace Hotel in via Monte Pellegrino 62 a Palermo. Oh, 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 i tempi sono quelli che sono. Mi sa che dovrò rivolgermi ad Affari in Oro. Suggerirò l'idea anche a quella befana dell'amica mia. Affari in Oro compra preziosi e paga all'istante. Affari in Oro è a Palermo con 8 negozi. Numero verde 800 913 333. Bambini, arrivo! Gelato, la dolcezza a casa tua, tutte le volte che vorrai. Eccoci su Facebook, abbiamo visto un video, che video, aggettivo mica. No, intanto che cosa abbiamo visto? Era una vittoria? Che cosa era? Spiega, come se noi non sapessimo niente di pallanuoto, come se non avessi visto niente. Mi sentite? Sì, dai Fabrizio, sì, siamo su Facebook. Si sento un po' lontana. Mi sentite? Sì, noi abbastanza Fabrizio, bene. Sì, siamo su Facebook. Ok, allora. Si sento un po' lontana. Ah, forse è meglio con gli auricolari. O abbassa il volume della diretta Facebook perché c'era il ritorno. Sistemato, mi sa. Vai. Metti la foto, Ricky. Non ne hai quattro mani. Male, Ricky ruba cuori. Comunque 10 dita, quindi strano. Lo sapete che Ricky fa il DJ? Sì, sì. Lo sapete che questa faccia d'angelo è soltanto una copertura? Eccomi. Ti chiedevo il video che abbiamo visto. Alza la voce Fabrizio, così ti sentiamo. Che cos'era? Praticamente l'anno scorso, per la, diciamo, per la prima volta nella storia dello sport pallanuotistico palermitano, siamo arrivati terzi in Coppa Italia.
E quindi stiamo festeggiando il podio, diciamo il risultato storico. La vostra squadra di pallanuoto del circolo Telimar si è fatta notare. Uno sport, diciamo, di nicchia, però che ha sempre, da sempre, i suoi affezionati. E tu li riconosci perché sono appassionati di nuoto, di piscina e hanno anche questi fisici scolpiti. La scusa è stata per invitarvi. Noi siamo Glitter People, di sport ne facciamo poco. Non era questa la foto che volevo, Ricky, era quella tutti a bordo piscina. Quella che c'è sia in scura che chiara. Oh, eccola qui. Eccola. E questa è la vostra squadra. Io leggo i nomi che mi ha mandato Alessia. Li leggiamo in radio, 5 secondi. Sì. Cold Heart, ma cuore freddo, direi cuore caldo. In studio due giovanissime. Due giovanissime che sono le debuttanti al ballo che dopo 20 anni si terrà al Circolo Ufficiali della Caserma Cascino e loro fanno parte di questa squadra. Erano previste per le 12, ma siccome erano già in studio, sono così belle e così giovani che abbiamo detto di star con noi durante l'intervista a Fabrizio Di Patti, che è un nuotatore. Un nuotatore che è un po' glitter pure lui, inconsapevolmente. Magari non gli fa neanche tanto piacere, perché comunque questa squadra palermitana si è fatta notare, ha brillato sia per i risultati sportivi che per la prestanza e la simpatia dei suoi atleti. E lui, come vice capitano, si è prestato, insomma, a raccontare qui con noi la realtà che li ha visti vittoriosi sul campo. Ma voi che gruppo siete? Allora, noi siamo un gruppo affiatato, devo dire che quando giriamo, e da quest'anno anche in Europa, perché grazie al campionato fatto l'anno scorso, in quale ci siamo classificati quarti in classifica, sì, e giriamo per l'Europa, devo dire che siamo andati in Croazia, siamo andati un po' ovunque in giro per l'Italia, e un po' le pallanuotiste, le nuotatrici ci osservano. Ci solo? Anche le fanno il tifo per voi, giustamente. Ma voi siete mai venute in piscina? No, però non mancherà, cioè, a questo punto, una volta che... No, io leggo i nomi della squadra: Gianmarco Nicosia, Mario Del Basso, Francesco Turchini, Fabrizio Di Patti che è con noi, Davide Occhione, Andrea Vlachovic, Andrea Giliberti, un cognome che ricorda anche quello del vostro presidente? Parente? Sì, e poi sì. Luca Marziali, Ciccio Locascio che è il capitano, Max Irving, non Max Living, Riccardo Lodico, Andrea Basic, William Washburn, e poi Francesco De Totero, Edoardo Fabiano, non tutti italiani, quindi. Mi interessa come hanno creato questo gruppo, che vita fate, se è una vita tutta in piscina, tutta sportiva, se vi ritrovate anche fuori. Vuoi la versione ufficiale o quella ufficiosa? Quella che comunque stanno sentendo anche i tuoi allenatori, quindi. Allora, la versione ufficiale è che noi usciamo la mattina da casa, andiamo ad allenarci, poi torniamo a casa, c'è chi studia, c'è chi lavora, poi ritorna in piscina e poi non fa nient'altro, non esce mai, sta sempre chiuso a casa e pensa solo alle partite. E invece... Quella ufficiosa è, per esempio, organizziamo magari la cena di squadra, ieri siamo andati a mangiare fuori alcuni compagni di squadra, devo dire che i locali, quando magari o i ristoranti ci vedono in gruppo 15 persone, tutti 1,90 m, grossi, diciamo, ci fanno entrare e veniamo notati un poco diciamo, dalla gente che ci sta intorno, ed è una cosa bella perché noi... quando c'è una squadra che rappresenta la città, è una cosa bella farsi notare, perché è un po' anche la pubblicità di uno sport che non è il calcio, è minore rispetto alla visibilità mediatica che può avere, però comunque è bello quando le persone ti riconoscono e poi vogliono venire a vedere le partite. Li ho notati, certo. Io quello sport proprio non lo sopporto. Senti, quando tu effetto vedi calamita. Una squadra di giocatori molto alti di basket, sono nati così, di quella natura che li ha fatti così, si sono ritrovati grazie a questo loro vantaggio, anche un po' ingiusto, diciamo. E voi ci diventate o ci nascete con queste spalle larghe? Ricky, quando vuoi puoi rimettere quella foto che non era per niente. Spalle larghe, ma anche un comunque fisico è allenatissimo. È l'allenamento gradi. Che forge il fisico o è predisposizione?
Allora, in parte è predisposizione, perché è chiaro che poi se uno, diciamo, di statura è alto, ha una buona base. Però dico, ci alleniamo 3-4 ore al giorno, da sempre, ma quando siamo ragazzini, e quindi il fisico cresce e migliora per l'allenamento, solo per quello. Buona sapersi. L'età, che caratteristiche si hanno? Intanto tu, non lo so, sei andato lì perché c'era una promo e tu hai piaciuto, cioè com'è? C'è una vocazione? Perché il calcio è facile, tutti i ragazzini scendono in cortile, tirano due calci alla palla e si innamorano. Come ci si innamora di uno sport come questo, che penso che sia anche piuttosto faticoso? Allora, io ho iniziato quando avevo 11 anni. Perché il medico aveva consigliato a mio padre di andare in piscina a nuotare, e quindi ero, diciamo, fisicamente più piccolo. Tuttora sono fisicamente un po' il più piccolo della squadra, perché sono tutti più grossi di me, e quindi ho iniziato così per caso. Però poi, quando ti trovi in un contesto sportivo come la pallanuoto, e in uno sport di squadra, ti rendi conto che hai un valore aggiunto in generale nella vita, e quindi ti crei nuove amicizie, ti crei amicizie in tutta Italia, perché poi quando vai a giocare a Genova, a Firenze, a Roma, conosci comunque altri tuoi compagni di squadra, e soprattutto se sei anche nel giro della nazionale giovanile e se giochi da tanti anni, e quindi ti crei anche delle relazioni che rimangono nella vita. Tu puoi restare un altro po' con noi. Certo. E allora diamo le linee alla redazione per le notizie del giorno, a tra poco. Le news di Radio In. Bentrovati dalla redazione. Il Covid in primo piano, 9 regioni e province autonome superano questa settimana la soglia di allerta del 10% di occupazione per casi Covid nelle terapie intensive. Sono Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, le province autonome di Trento, Bolzano e il Veneto. 8 superano la soglia di allerta del 15% per l'occupazione dei reparti in area medica, secondo il monitoraggio settimanale della cabina di regia. In netto aumento a 241 casi su 100.000 abitanti, l'incidenza settimanale a livello nazionale. L'RT medio è invece in calo a 1,13. E veniamo alla manovra: dal taglio di IRPEF e IRAP al rifinanziamento con 68 milioni del bonus TV. Il governo presenta in Senato un emendamento omnibus che recepisce l'intesa sulle tasse, compresa la decontribuzione per un anno in via eccezionale, e anche sulle bollette. Arriva una serie di novità, dalla riscrittura della patent box alle nuove norme salva comuni. Tra i temi affrontati dal governo anche il giubileo e la proroga del programma Strade Sicure. Nasce anche un fondo ad hoc da 150 milioni nel 2022 per aiutare i settori turismo, spettacolo ed auto. La cronaca: 2 bambini di 2 e 4 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato attorno alle 9 di questa mattina nel campo nomadi di Stornara, Foggia. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme, sono bruciate alcune baracche e in una di queste sono stati ritrovati i corpi dei 2 piccoli. Restiamo in Puglia, perché a Taranto, con l'accusa di violenza sessuale, la polizia ha effettuato una perquisizione nei confronti di un quarantenne che si spacciava per ginecologo. L'uomo avrebbe contattato e terrorizzato oltre 400 donne con diagnosi gravi, inducendole a compiere visite ginecologiche online. Durante la perquisizione sono stati sequestrati smartphone, supporti di memoria e schede SIM. Cambiamo argomento: a Valentina Pizzalis, simbolo della lotta alla violenza contro le donne, una mano bionica di nuova generazione. Nel 2011 il marito, poi morto carbonizzato, le diede fuoco, deturpandole il viso e privandola di una mano e di parte del braccio sinistro. 10 anni dopo la tragedia è lei la prima persona in Italia a poter utilizzare una mano bionica di nuova generazione, Nexus, la più evoluta al mondo. È un sogno che si realizza, commentato. Economia in chiusura: i prezzi delle abitazioni in Italia sono aumentati del 4,2% nel terzo trimestre 2021 su base annua e dell'1,2% rispetto ai 3 mesi precedenti. Lo riferisce l'Istat, sottolineando che si tratta del 9° aumento trimestrale consecutivo e del tasso di crescita tendenziale più alto da quando è disponibile la serie storica dell'indice. Questa era l'ultima notizia, più tardi. Can you stay up for the weekend?
Siamo tornate. E dopo le notizie torna Glitter People con le nostre chiacchiere che brillano e facciamo le brave giornaliste, nel senso che raccontiamo un po' di questa squadra della pallanuoto del Circolo Telemar che ha mietuto questi successi. L'anno scorso terzo posto in Coppa Italia battendo a Palermo ai rigori i cugini dell'Ortigia Siracusa, squadra storica con oltre 100 anni di vita e quarto posto in campionato. Quindi l'accesso per la prima volta alle competizioni europee, l'EN Euro Cup, non so come si dica, come la Europa League del calcio, percorso netto e accesso alla semifinale che, dice ahimè, verrà giocata proprio contro l'Ortigia in due riprese, andata il 12 gennaio a Palermo e ritorno il 9 febbraio. Non si sa dove, perché a Siracusa la piscina è in vasca scoperta e d'inverno la federazione non vuole giocare fuori. La vincente andrà in finale contro la Spagnola, una Spagnola tra Barcellona e Sabadell. Hai visto? Nel frattempo ha conquistato l'accesso alla finale con 8 squadre di Coppa Italia che si disputerà con incontri secchi a marzo. In campionato Serie 1 siamo quasi alla conclusione del girone di andata. Mancano due partite. Domani c'è una partita? Sì, domani siamo contro il Posillipo di Napoli. Ah, ecco, leggiamo. Ma il vostro motto qual è? Come si dice in questi casi? Il motto? Sì, non lo so, prima di una partita, di un match... Spacchiamogli il culo. A proposito di, direi. Va bene. E poi, fortissime. 6 giocatori sono stabili in nazionale, 4 nel settebello, 2 di loro che sono le prime convocazioni e sperano di conquistare un posto fisso negli USA, Irving e l'altro il croato Basic. Ti chiedevo, l'età della vostra squadra, che tipologie ci sono? Su un giornale ho visto che uno era diventato medico, insomma, che com'è un giocatore di pallanuoto? Allora, un giocatore di pallanuoto è sicuramente una persona psicopatica. Iniziamo bene. No, nel senso che è uno sport impegnativo, perché per raggiungere determinati risultati e livelli devi allenarti 3-4 ore al giorno ed è comunque un impegno. Contestualmente devi studiare se vuoi andare avanti comunque. Fabrizio, entriamo in radio e parliamo lì e poi ci salutiamo. Sì. E quindi... Calvin Harris apre la seconda ora di Glitter People in questo venerdì 17, sempre con Fabrizio. E ci stiamo tuffando letteralmente nel mondo della pallanuoto. Pallanuoto che a Palermo ha trovato nella squadra del Telemar un gruppo affiatato e di successo. Con noi c'è il vice capitano che ci stava raccontando un po' la sua squadra. Che tipi siete? Che cosa vi rende così vincenti? Anche se ci sono, insomma, se il circolo ci ha creduto... quali sono gli allenatori, chi sono i vostri punti di forza? Allora, i nostri punti di forza sono intanto abbiamo una società che è la Telemar, il circolo, che ha investito denaro ed energie e lo fa tuttora giornalmente per portare a Palermo giocatori di alto livello. Infatti, come dicevate voi, abbiamo lo straniero in nazionale americana, l'altro croato Basic in nazionale croata e 4 giocatori che sono nella nazionale italiana, comunque nei collegiali e nel CIODA nazionale, e poi altri giocatori da fuori che sono a Palermo, perché abbiamo un allenatore molto forte che è Gubaldinetti, che forma bene i giocatori e quindi crea, diciamo, un bel gruppo. Quindi il nostro punto di forza sostanzialmente sono i giocatori che sono da fuori, la società e l'allenatore. Questo. Poi ovviamente ci sono squadre forti che non rendono, noi devo dire che siamo un gruppo affiatato. E si vede anche dagli scatti che stiamo mandando all'interno della diretta, una grande squadra. Prossimo obiettivo, prossimo appuntamento. Prossimo obiettivo. Vabbè, domani giochiamo contro il Posillipo, poi abbiamo l'ultima di campionato a Catania e poi fondamentale il 12 gennaio la semifinale contro l'Ortigia di Coppa LEN europea. È importante, soprattutto se riuscite anche voi a venire, sarà bellissimo, anzi se io e i miei compagni di squadra... Scrivimi! Manda un messaggio. Aspetta Sara, facciamo il nostro cuoricino ci saremo. Schiacciato. Esatto, perfetto, più o meno. Purtroppo ci dobbiamo salutare, quindi aspetta, questa aspetta, diretta. Aspetta. Io intanto voglio salutare il mio amico Lino Mesi. Che cosa fa con voi? Lui è un direttore sportivo. Che mi ha fatto vedere la foto, nel senso che l'ho beccata da lui. Che cosa mangiate? Mangiamo tanta carne.
Però in realtà dico, principalmente abbiamo un'alimentazione comunque sana, perché altrimenti poi diventi una larva e non riso. Però mi raccomando, frutta. 3 ore prima di tuffarti in acqua, riusciamo a rispettarlo. Ciao Fabrizio, grazie per Patti, essere grazie. Stato con noi. Aspetto il 12 gennaio. Il 12 gennaio, dove hai detto? A Palermo, semifinale Coppa LEN. Va bene, io ci vado. Non mancheremo, grazie. Se tieni vestito però mi secco. Buona giornata. Non ce la facevo. A tra poco con Silvia e Sofia Glitter People. I consigli di Radio In. Gelato, la dolcezza a casa tua, tutte le volte che vorrai. Dissoluto. Tutto questo, la grande mostra Van Gogh Multimedia in France, a Palermo dal 25 settembre. Van Gogh ricorda Dante Alighieri in una mostra straordinaria che Palermo ospita al Palazzo Bonocore dal 25 settembre. Van Gogh, per vivere un'esperienza immersiva alla scoperta del genio olandese attraverso le sue opere. Palermo, Palazzo Bonocore dal 25 settembre. Visita la grande mostra dedicata a Vincent Van Gogh. Acquista il tuo biglietto su www.etes.it in collaborazione con Shamrock Caffè e Di Fetta in Fetta. E-Campus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami, tutto online. Ora E-Campus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. E-Campus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Come rendere uniche le prossime festività? Facile! Bordo unisce tutti attorno al tavolo. Con un giorno di anticipo potrete ordinare le squisite pizze in teglia e la golosissima rosticceria, recandovi presso la sede di Corso Camillo Finocchiaro Aprile 209 o presso la nuova sede di Via Isidoro La Lumia 73, oppure telefonicamente utilizzando i numeri che trovate su bordopalermo.it. Bordo, ed è subito festa! Ricco di colori, di bellezza, di novità, c'è Piro Fantasy Party e Balloons. Da Piro Fantasy troverai un'infinità di addobbi e regali tra cui scegliere per chi la tua festa abbia successo. Piro Fantasy Party e Balloons è a Palermo in via Giuseppe Pitre 169A e nel sito leopirofantasy.it. Buon Natale! È iniziato il doppio regalo! Fino al 31 dicembre alla premiata torrefazione Moca Termini di Via Napoli 12 nel centro storico della nostra città, acquistando 500 grammi di caffè, riceverete 2 piatti in fine porcellana o altri regali a scelta. Attenzione! Con grande successo prosegue la raccolta buoni regalo anche per le cialde Monachello, espresso bar e tonaca di Monaco. Torrefazione Moca Termini, il gusto e l'aroma del caffè appena tostato. Buono, molto buono! Buonissimo. Radio In. La voce della tua città. Fabrizio, metti qualcosa di più movimentato, eh? Va bene, Rihanna. We'll be right back.
1984. Questo è il film College, che appartiene ad una generazione, un film cult, dove si gustava il ballo delle debuttanti. C'era un'accademia di militari in abito in divisa bianca e queste collegiali, queste ragazze, tutte molto belle. Poi la protagonista era una splendida ex Miss Italia, Federica Moro. Insomma, con queste immagini negli occhi, per non parlare di quelli dei cartoni animati o dei racconti, dei balli, noi siamo cresciute. Una tendenza, quello del ballo delle debuttanti, che un po' si è perso, che però adesso, dopo 20 anni dall'ultima volta, viene riproposta a Palermo. E quindi, cara Sara, quando io ho letto di questo ballo delle debuttanti che veniva promosso dalla caserma Cascino, che sarà nel loro circolo ufficiali, non potevo non ospitarle. E qui con noi ci sono due delle debuttanti, sono Silvia Amato e Sofia Giaconia. Risalutiamo ragazzi, essendo qui su Facebook, emozionate per questa puntata di oggi? Eh sì, abbastanza. Sì, sono talmente emozionate che sono tipo su 2000 circuiti tra storie, quasi vanno la storia, a me non manco qualcuno. Condividete, bravi, taggate. Voi siete più Instagram o più Facebook? No, Instagram. E insomma, di questo ballo si sa pochissimo, perché io ho avuto una lunga chiacchierata con un maggiore della casa, ma lui ha detto: noi non parliamo ufficialmente. Oggi facciamo tutte le dame, tra 20 secondi rientriamo in radio, quindi cioè, non ci siamo. Mille. E stasera, no? Non ho capito che ha detto. Baby. Stasera. 12:17 con Silvia Amato e Sofia Giaconia. Cosa facciamo? È glitter da morire, il ballo delle debuttanti che si celebra stasera per la prima volta dopo 20 anni. Mi sono armata di pizzo per questa serata. Sì. Al circolo ufficiali della caserma Cascino. Mi è piaciuta tantissimo questa idea, che sa di bello, che sa di passato, che sa di memoria storica. Un passaggio in cui le ragazzine che ancora non erano conosciute a 18 anni, anche a 20, insomma, debuttavano in società. Io neanche al matrimonio ho detto: papà, a me già mi conoscono tutti, ma chi devi invitare? Ma che adesso, però, insomma, in non sono più vista in questa anche epoca. Io mi sarei vista, però soprattutto da regina, penso, sì, da regina salì e quindi una memoria antica che trova delle dame e dei cavalieri. Noi abbiamo due dame che saranno secondo me felicissime, a cui chiederemo di tutto. Dico si sa poco perché i militari saprono poco, peraltro era un'iniziativa che non si ripeteva da 20 anni, per cui stasera il 17 dicembre al circolo ufficiale della caserma generale Cascino, sede del reggimento Lancieri di Aosta. E poi non sappiamo altro. Voi come siete state scelte? Intanto presentatevi. Silvia Amato, Sofia Giaconia. Chi è Silvia, chi è Sofia? Io sono Silvia. Io sono Sofia e ho 19 anni. E tu? 25. Già lo sapevo, però ve l'ho richiesto così. Che bello fare una cosa del passato che ad oggi non esiste. Quindi siete tornati anche voi indietro nel tempo. Intanto io voglio sapere quando ve l'hanno detto e come. Qual è stata l'emozione? Più che altro è stata una sensazione un po' strana, perché una cosa del genere non si ripeteva da appunto circa 20 anni. Lì per lì ero un po' incerta, perché non sapevo in che circostanza potevo trovarmi. Invece devo dire che mi sono trovata abbastanza bene, sono stata abbastanza accolta dall'insegnante, anche i cavalieri sono sempre stati disponibili con noi. Anche il gruppo delle nostre ragazze, noi dame, abbiamo legato molto tra di noi. Attraverso che cosa ve l'hanno chiesto? Cioè, non siete a scuola, perché tu no, hai finito? A me è stato chiesto tramite mia mamma, che mi ha proposto di fare questa nuova esperienza. Perché i cavalieri, si sa, sono quelli della caserma. Sì. Sì, e le dame invece come sono state reclutate? Allora, io sono stata reclutata perché sono una ballerina di danza storica della compagnia internazionale Armonia Suave. La maestra Carla Favata ci ha preparato in questo mese. E quali erano i requisiti? Allora, i requisiti sicuramente avere una predisposizione al ballo, quindi non essere sposata, immagino. No, penso di no. Oltretutto, diciamo che il livello d'età è abbastanza vario. Io sono la più grande, ma si arriva anche a 16 anni, quindi c'è un target. Una serie simile. Quante siete?
12. Sì. Dicevo una serie simile su Netflix e Bridgerton. Dove esatto. Bellissima. Di recente, proprio ad agosto, c'è stato il ballo di Bridgerton. Capisci che ce la sono bevuta. Soprattutto per... Io potrei essere benissimo. Va bene. Ti chiedevo, cioè, quando te l'hanno detto, quali sono stati poi i passaggi? L'abito, i capelli, imparare, non lo so, le coreografie... Inizialmente è stato un po' strano imparare queste nuove danze, però... Cioè, che cosa avete fatto? Intanto quanto tempo è che preparate questa? Da circa un mese. Non è stato, nel mio caso non è stato difficile imparare i passi, anche perché io faccio danza classica, quindi sono già un po' agevolata, sì. Ma... è stato abbastanza semplice, bastava soltanto metterci un po' di impegno e memoria, perché è soltanto una questione di ricordare determinati passi. E andiamo alla parte più bella, gli abiti. Brava, mi hai rubato la domanda! Allora, gli abiti quali saranno? Chi gli abiti saranno tutti bianchi e sono particolarissimi. Ognuna di noi ha un particolare, c'è chi avrà dei fiori, c'è chi avrà dei brillantini, delle perle, esatto. Poi Sicuramente l'aspetto fondamentale è la coda. Siamo state rigorosamente obbligate a tenerla tutto il tempo del ballo. Infatti, abbiamo il braccio destro bello allenato, pesano tantissimo. Ah, la coda dell'abito, sì, perché comunque nel pas de valse, insomma, che si veda. Accolto, io pure penso i capelli lì, no, favoloso. Ma io sono piccolina, posso infilarmi, giusto? E soprattutto hai 22 anni. 22, una mia di mezzo tra le età. Devi fare il tuo debutto 16. In società, magari. Veramente, infatti mi devo fare conoscere. E comunque, per presentare questo capitolo di Glitter People, io ho proposto un brano, l'estratto da un film che per me è un cult, che è College, ma Sara non conosceva. E non conoscevate neanche voi. A quali riferimenti siete andate nel passato per questi balli? Cioè, ci sono dei libri o dei film o delle serie che avete visto che riportano dei balli? Vi siete ispirate o ha detto, ah sì, come quello? Allora, sì. Diciamo che ispirarmi non tanto, io mi ispiro al quotidiano, nel senso che quasi mensilmente partecipo a un ballo, quindi mi ispiro a quello che viviamo all'interno della scuola di danza. Tu il passato te lo sei portato nel presente? Io me lo porto sempre dietro, sì, è sempre con me, sta di fatto che ho un armadio 700-800 e un armadio 2021. Adoro. Sì. Favoloso. Sì. A saperlo ti chiedevo le foto. Ne ho diverse, tante. Prossima volta foto della cabina armadio. Sì. Tra corsetto, mutandoni, collan molto coperente. E questi ragazzi come sono? Come quelli della pallanuoto? No, diversi. Sono tutti... Magari il prossimo lo organizziamo noi. Facciamo un ballo pallanuoto... Speaker di Radio In. Musica. Speaker loro ci lavoro. Comunque, ascolta, figo, ci sono due belle foto che vi hanno fatto, non so se c'eravate voi, quando una rappresentanza ha partecipato alla prima della Bohème al Teatro Massimo, e lì penso che si vedano gli abiti. Sì. Chiediamo al nostro Ricky Rubacuori di farcele sì, vedere. Io non ci sono, sì, qui. Io sono a sinistra. Ma sono piccolissime queste foto. Minuscole. My fault. Ma avete fatto così? Un video, uno screen. Dammi l'altra. Dammi questa, dammi. No, quella. Le due bimbe, l'altra foto di ballo. Ah, niente, questa è davanti al teatro. Cioè, quindi praticamente è tutto molto romantico, molto bello, torni indietro nel tempo. Sì, emozionante. Tacco sono rigorosamente scarpe da ballo. Allora, io di solito non... No, ho capito, senza tacco? Però sono scarpe da ballo. Dipende dal tipo di, diciamo, di avanzamento di livello. Si inizia da una Cuccarini, ecco la scarpa della Cuccarini, ma io uso danza classica con un po' di tacco, perché c'è bisogno appunto della flessibilità del piede, in quanto c'è molta danza classica. E che cosa, ci cioè, sono dei nomi nei balli? Sì, tante coreografie. E siamo qui per parlare. Si divide. Allora, la quadriglia si divide in 5 figure.
Ognuna di queste figure avrà, sono tutti francesi i nomi, e ognuna di queste figure ha un nome diverso. C'è una coreografa che sì, 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 la maestra Carla Favata è la direttrice della scuola Armonia Internazionale Armonia Suave. Suave. Sì, sì. Dove si trova? E Mazara del Vallo è la sede principale, sì, ma ha sedi a Parigi, Milano, Napoli, Caserta, Siracusa, insomma un po' in tutta Italia. Sì, sì, ho seguito qualcuno di questi balli. Quindi diciamo che siamo... E le persone che sì, ti quando dicono... parlate avvicinatevi. Sì, le persone che ti dicono quando io. Sanno che fai queste, cioè che hai questo hobby. In realtà molti mi dicono ma perché, come mai, soprattutto vedono tutte le mie foto che pubblico e vedono che io effettivamente sto a cavallo di tre epoche differenti. Anche nei balli, stare insieme ai colleghi, no? Ci sono delle regole da rispettare, una donna non si può abbassare, se succede qualcosa a terra è l'uomo che si deve abbassare, se c'è la sedia che deve essere spostata non è la donna a doverla spostare, è l'uomo, certo. Il guanto, non ci può essere contatto tra le mani, e poi si passa al 2021, quindi io switcho tra proprio... E tu come ti senti? Di quale epoca ti senti? In realtà spesso e volentieri mi sento molto più del passato. Per poter fare una disciplina del genere si deve avere sicuramente qualcosa dentro che ti... Ma lei lo è, guarda, ti giuro, sembra uscita dal libro. Sì, cuore, sì, sì. È già laureata, già insegna a 25 anni. Cosa insegni? È maestra di scuola primaria. No, sì, vabbè, insegno cioè, tutte le discipline. Cioè potrebbe allora sembrare dodicenne vedendola. Sì, sì, sì. Ricky, sedicenne. 5, 4. Mr. At Sheeran Shivers, 12:27, ballo delle debuttanti oggi. A che ora? Bella domanda. Si incomincia pomeriggio presto per la preparazione, capelli, trucco, abiti, insomma... Ci andiamo e siamo già sin la acconciatura, appunto, il trucco come saranno? Allora, le acconciature saranno rigorosamente raccolte, coroncina, rigorosamente coroncina, per quanto riguarda il trucco sarà un trucco fotografico, quindi... Abbastanza semplice. Sì, 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 semplice. Poi purtroppo con le mascherine, insomma, non potremo sbizzarrirci dei rossetti. Ah, perché dovete indossare le mascherine? Sì, 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 durante il ballo c'è vicinanza, effettivamente. Sì, 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 sì. Anche se noi comunque abbiamo provato... E come sono belle le mascherine, almeno? Sono bianche. Bellissime, bianche. Gli ufficiali invece nero? In nero, sì. Quanto dura questo ballo? 4 ore? 4-5 ore, sì. Quello è il, diciamo, il tempo. Abbastanza impegnativo. Sì. Poi oltretutto ci si concentra nella prima parte con tutte le coreografie che saranno... differenti, più o meno impostate nelle posizioni, si parte con un valzer spagnolo, poi si va verso la quadriglia dei lancieri, proprio nel, diciamo, nel contesto, e poi c'è appunto il valzer dei fiori, quindi... Però bello. Quello che mi viene in mente, dico, lei fa danza, fa pure danza storica, lei è pure ballerina, ma questi ufficiali quando è che si allenano? Ma diciamo che è stata anche un po' un'avventura per loro, perché sono partiti totalmente da zero. Cioè, sì. È stata una nuova esperienza anche per i nostri ufficiali. Inizialmente è stata un po' dura, però ce all'inizio l'abbiamo fatta. Sì, perché comunque erano un po' rigidi, spaesati, spaesati. Sì, sì. Rigidi, appunto, perché non avendo mai vissuto un'esperienza del genere, si può ben capire. Poi a maggior ragione dalla parte dell'uomo, che... Diciamo, è difficile che si inserisca in questi contesti, però sono stati tutti veramente molto disponibili ad imparare i passi, si interessavano nel chiedere, fare domande anche all'insegnante. E le loro età quali sono? Spaziano anche lì dai 30 a 25, 26, 24. Senti, faccio un po' di gossip, ma sei nato qualche amore? Forse stasera. Vabbè, non si può dire, no, questo non si diciamo può dire. Che lo lasciamo da un po' dolente. Lo lasciamo un po' in sospeso. E però tra voi 12 vi conoscevate? No, io con mia sorella, perché mia sorella è anche insieme a me. Io soltanto con un'altra nostra compagna, che era mia compagna di danza sin dal principio, quindi alla fine ci siamo ritrovate anche a fare questa bellissima... E ora siete diventate amiche voi due?
Sì, cioè, ci siamo trovate. Ci siamo ritrovate. Sì. Io pure, però. Noi. Senti, ci sono pause, ci sono pause. Sì, dobbiamo salutarci perché abbiamo gli altri ospiti. Rimetti per favore la foto del pallanuoto. Ragazzi, ci dobbiamo salutare. Ci rivediamo presto. È stato magari bello prossimo ballo. Tornare piccole con voi. Anche per noi. Grazie qui. Mille. Salutate. Aspetta, che devo fare 2000 saluti. Vai. Salutate. Ah, intanto che cosa c'era? La scommessa qual era? Che non ce la facevi? Che ti ah, sentivi sì, male? Che ti bloccavamo. Volevo dire a Beatrice che l'ho superata perfettamente. Ciao Bea, ci vediamo martedì. Ma perché io e Sara siamo troppo potete dirlo aggettivo simpatiche. Sì. Anche un saluto ai nostri cavalieri ai Cotà in particolare, dame e cavalieri, felicità, ciao. Pancucciato ha un suono familiare. Incocciato sta per incocciare la semola del couscous, un elemento fondamentale di questo panettone in cui il nord e il sud si uniscono nel segno dell'integrazione. È nato un prodotto che spero vi stupirà, il pancucciato. Emozionante, dissoluto. Tutto questo, la grande mostra Van Gogh Multimedia in France a Palermo dal 25 settembre. Van Gogh ricorda Dante Alighieri in una mostra straordinaria che Palermo ospita al Palazzo Bonocore dal 25 settembre. Van Gogh, per vivere un'esperienza immersiva alla scoperta del genio olandese attraverso le sue opere. Palermo, Palazzo Bonocore dal 25 settembre. Visita la grande mostra dedicata a Vincent Van Gogh. Acquista il tuo biglietto su www.etes.it in collaborazione con Shamrock Caffè e Di Fetta in Fetta. I colori dell'autunno? Quelli della cucina romana, rosso amatriciana, giallo carbonara, er bianco de acacia e pepe. E poi i colori dei nostri speciali burger romani, er carbonaro, er grigio, l'amatriciano. Che vuoi fa? Te li vuoi perde? Ti aspettiamo con il meglio della cucina romana nel Salotto di Palermo, in via Principe di Belmonte e in piazza Giovanni Paolo II nei pressi dello stadio. E dai, godemosela sta vita! E adesso prendetevi il lusso di farli belli, perché gli infissi al System non solo vi costano la metà, ma sono anche sinonimo di bellezza, efficienza, risparmio energetico e design ricercato. Oggi non hai più scuse. Prenditi il lusso di scegliere il meglio con lo sconto del 50%. Per saperne di più vai sul sito alsystemsicilia.it e contatta il rivenditore più vicino. Per comprare o affittare un immobile, affidati al gruppo Tecnocasa, la più grande rete immobiliare in Europa. A Palermo e provincia con oltre 80 agenzie. Tecnocasa, Tecnorete e Chiron, per un mutuo, un finanziamento o una polizza assicurativa, potranno affiancarti con i loro consulenti immobiliari e creditizi, offrendoti tutta l'esperienza trentennale del gruppo. Gruppo Tecnocasa, la tranquillità di fare centro. Expert Cascino Palermo, il più grande centro expert della città. Da Expert troverai incredibili offerte sui migliori prodotti di elettronica e di elettrodomestici e un'ampia selezione di articoli per la casa firmati Casanova. Consegne rapidi a domicilio su richiesta. Gli esperti ti aspettano in via Generale di Maria 83, a due passi dalla stazione Notar Bartolo, con orario continuato da lunedì al sabato e anche la domenica. Per maggiori info consulta expertcascino.com. Ah, dimenticavo, se non vuoi perderti le ultime promozioni, seguici sui social. Radio In, la voce della tua città. Silvia e Sofia, ballo delle debuttanti, ultima parte, no, 12:35 di già, sì, perché ho sbagliato cuffie, parliamo di food, di tradizioni e questa tradizione fa parte, in questa tradizione, in questo periodo fa parte il panettone. Tra poco qui in studio avremo, ah bella questa canzone, l'ho ascoltata un po', San Giovanni porterà farfalle.
a Sanremo. E a proposito di cose belle del passato, una di queste che tornano in città è l'ippodromo. L'ippodromo che per qualcuno sono soltanto degli ubriaconi che scommettono, ma l'ippodromo, soprattutto se pensiamo all'Inghilterra, è un centro di cultura ed eleganza, non solo perché i cavalli sono animali nobili, perché sono belli da vedere, perché sono unici, sono alti, sono maestosi, ma anche perché mantenere un cavallo è... Sai che io sono appassionata di equitazione, nel senso che non la pratico, però ammiro molto chi la fa, mi piace questo mondo. E può diventare anche l'ippodromo per una città un centro di glitter. Io ricordo con la mia amica Rosy De Simone... Ciao Rosy! Che qualche anno fa abbiamo fatto una sfilata, lei ha organizzato una sfilata molto bella, molto elegante all'ippodromo. È stato proprio un'ambientazione all'inglese, perché tutte le signore coi cappelli. E adesso sabato c'è l'inaugurazione dell'ippodromo con un brunch organizzato da Anna Burgio, che sarà sicuramente una bellissima iniziativa. L'ippodromo di Palermo, peraltro, è anche bello che abbia riaperto, perché la metodologia, insomma, le ragioni della chiusura erano state quanto mai spiacevoli in una città in cui quasi tutte le molte iniziative vengono colpite da problemi di mafia, gestione, eccetera. La perdita dell'ippodromo non era sicuramente un motivo per gioire. Lo diciamo anche in radio, in attesa dei nostri ospiti. Che dici? Mancano 10 secondi. Sì, stavo cercando. Faccio un'anticipazione degli ospiti di questa ultima parte di Glitter People. Madame San Giovanni, perso nel buio, 12:37, amore per il bello, passione per il buono. Tra poco parleremo con tre ospiti, Salvo Andò, Vincenzo Albicocco, Giuseppe Lino, di tante novità, di tradizione, di cose buone, insomma. E invece io ne approfitto per riparlare, visto che abbiamo parlato anche di valzer, di ballo delle debuttanti, una cosa antica. Non è antichissimo, ma comunque fa parte di un'eleganza del passato, anche l'ippodromo. L'ippodromo è tutto il mondo che ruota attorno ai cavalli, e l'ippodromo La Favorita finalmente riapre al pubblico. L'inaugurazione è sabato 18 dicembre e, come ti dicevo, insomma, è stato anche l'ippodromo per me set di una sfilata, e sarà set di un brunch molto elegante, prima con Rosy De Simone, adesso con Anna Burgio, che è una delle regine degli eventi palermitani. È stata annunciata ufficialmente quindi la riapertura al pubblico dell'ippodromo La Favorita nel corso di una conferenza stampa nel quale ha partecipato l'assessore Orlando e l'assessore comunale allo sport Paolo Petralia Camassa, che ho conosciuto, ed è un giovane veramente brillante. Io non lo conoscevo, è anche assessore all'innovazione. E poi il responsabile ippico della SIPET, Francesco Ruffo della Scaletta, e Tommaso Di Matteo, consigliere della SIPET. L'ippodromo viene riaperto con i suoi tanti metri quadri di verde, di ossigeno. Insomma, penso ai padri, ai figli che possono andare a passare una giornata all'aria aperta, magari adesso che farà meno freddo. Lo saluto con favore, non vedo l'ora di andare al brunch, che sarà un appuntamento esclusivo come tutte le cose di Anna Burgio, e sono contenta per la città di Palermo. Esatto. Chissà se ci sarà una nuova sfilata o un nuovo appuntamento glitter. Comunque, anche già lì chic così. È già chic così. Io, che dici, lo porto il cappello, ma forse è meglio quello di lana, perché però uno importante, freddino. Un po' come la regina, dai. Ma adesso mi faccio fare tutti i massaggi da Maria Chiara e così ritrovo la sanità del corpo. Tra poco l'acquolina in bocca, perché questa è una bella parentesi con un ristoratore, un pasticcere e un pizzaiolo. Musica. E stiamo qui su Facebook sempre. Siamo su Facebook e magari anticipiamo quello che poi con i nostri amici andremo a raccontare. Vado a vedere se sono arrivati, magari sono seduti, no, non sono... Inizio con il nome. Tutta la mattina qui! Non c'è? Chi, Gilberto? No? Ah, ok. Vabbè, piccola differita. Dicevo, tutta la mattina qui. Tutta la mattina qui. Sì, sì, lo so. Ma stanno venendo, che ti ha detto? Sì, aspettiamo loro, 12:40.
Vabbè, anticipiamo insomma la ciccia, così con loro facciamo le chiacchiere. E noi in studio abbiamo Salvandò, Vincenzo Albicocca e Giuseppe Lino, ma i tre amici che si sono messi durante una partita di briscola a pensare a un nuovo panettone sono altri. Vediamo se li prendo. Sono Vincenzo Albicocca, c'è Dario Gottuso, lo chef, e Giuseppe Lino il pizzaiolo. Da qui per qualcuno è stato un più semplice avendo alle spalle una struttura eccetera eccetera, e l'hanno reso possibile Salvandò, il titolare di Acanto, e Roberto Billeci, titolare di Mastunicola. Che cos'è? Tu che sei mangiataria e vai sempre Mastunicola, in giro. Parliamo di pizze di alta qualità, super top. Devi assolutamente... Com'è che mangi sempre, vai dovunque e poi non ingrassi? Che dire, è la magia del Natale. No, è la magia di quanto sei, guarda, fastidiosa. Ma Mastunicola da cosa viene? Da cosa viene Mastunicola? Io sapevo Petrosino. E perché con la M? No, il Petrosino e il prezzemolo. Un certo Mastro Fornaio ha cambiato la ricetta rendendo la sua... Che fame! Tra il camino dietro, che è molto bello, anzi ringrazio la regia, ringrazio Gilberto, ringrazio Aldo, ringrazio... Lui è il proprietario, il direttore di Mastunicola. Ah sì? Sì, sì. Ringrazio anche il nostro regista, Ricky Rubacuori, bellissimo questo nuovo set natalizio, però in questo momento mi sta sembrando un forno dove infilare le pizze. Ed entrate subito! E io ingrasso solo col pensiero. Entrate, i nostri ospiti! Subito, entrate. 10 secondi, il primo, Dai, veloce. Esatto, subito. Il primo. Ciao. Ma il giubbotto me lo posso togliere, dato che siamo qua in maniera molto... Jelly to my heart, Medusa, Hosier, 12:42, ce l'abbiamo fatta, anche perché la puntata sta volando. Insieme ancora fino alle 13, Glitter People, in questa parentesi culinaria, ma artistica culinaria, possiamo dire, un pasticcere, un ristoratore, un pizzaiolo. Ma che ci fanno? Ingrasso! Ragazzi, buongiorno! Cerchiamo qui al microfono centrale. Oggi c'è un'allegra invasione, ma possiamo fare anche la fine della puntata in piedi. Io faccio finta che sono... Faccio un inchino a proposito di ballo delle debuttanti. Abbiamo avuto debuttanti di un ballo, due ragazze che avevano 19 e 25. 20, quanti anni aveva lei? 25 e 19. 25 anni. Poi abbiamo avuto un nuotatore della squadra, infatti, della pallanuoto. Non capisco tutto questo entusiasmo che hai per i nuotatori. Cioè, vestito. Ha osato venire vestito. Sai, quella è una chicca. E poi anche una mia amica che probabilmente ci sistemerà a me, a Sara, visto che fa miracoli con lo shiatsu, ci rende... Dice che mi renda buona. No, non conviene, perdo tutto. Benvenuti, allora. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti. Spogliatevi, ciao. Sbagliatevi, ragazzi. Prima Salvandò, Vincenzo Albicocca e Giuseppe Lino. Esatto. I ruoli, facciamo finta che siete un trio comico. Sì, allora va bene. Siamo semplicemente degli amici, diciamo che ci siamo trovati legati da questa forte passione che chiaramente ci accomuna e che è il nostro lavoro, il nostro mondo. Io sono il titolare di Acanto, come... diciamo tanti di voi sapete. Una realtà conosciuta, molto figa a Palermo. Tu sei accanto nell'ultimo periodo, sì, ma diciamo, tu sei un po' la storia. Sì, ahimè, diciamo. Anche non se siamo so, piccolissimi. Sì, giovanissimi, abbiamo soltanto questi 30 anni di locali alle spalle. Ieri adesso... per rubarti qualche foto sei la gazzaladra. No, vabbè. La gazzaladra in accia. No, perché poi mi dicono tutti, fai tu, ma fai cosa? Allora mi sono dovuta andare a spulciare. Come dicono? Fai tu! Mi sono dovuta andare a spulciare il suo profilo e ho beccato antichità pazzesche. Ma avevi questa occhi oggi soltanto per i nuotatori, per cui hai scelto la peggiore fotografia mia. Ecco. Ecco Sara, fai tu, ma questo è scelto, lo fanno sempre, come se io fossi a casa tutto il giorno a pettinarmi i capelli, cioè che stirare questi capelli ce lo mettono ormai 20 minuti. Ma fai come me, dai un taglio. Tutto il giorno mi pettino i capelli e poi dico, vabbè, visto che non sto facendo nulla, mi prendo il tempo che serve per scegliere, ma per favore mandatemi una foto. Hai capito, prossima volta avete capito di mandare la foto. È un cazziatone. Sì, questo lo farò sicuramente, ti prego di cancellare questo dagli archivi. Poi sai che cosa, perché io sono qui, alla fine simpatica, dopo che io lo prego di mandarmi la foto e lui non lo fa, mi ha mandato la tua, bellissima. Ma non mi ha mandato la sua, quelle fatte dal fotografo, la mia è la peggiore, perché è di plastica. Io pubblico proprio di fare quello, sì, che non si deve, sì, fare. Sì, è come uno speaker con il microfono di io plastica, io la finirò la frase.
Io vai. Pubblico come sempre la grafica. Appena io pubblico, intanto chiama Gilberto per una mano. E dico, mamma mia, che ho combinato. Perché così arrabbiato. Poi chiamano sempre tutti quanti che mi dicono, fai no, questa foto è, questa dicitura non va bene. Facebook per tanto tempo, circa un anno, non ha permesso di cambiare le foto e quindi io devo rispondere, non si può fare un cazzo. Insomma, quando lui mi scrisse, ma questa foto è messa, io le ho risposto, andò! Andò, è andata, è andata, no, ma io ho subito, andò così, andò ho subito così. Diplomaticamente. Ragazzi, salutate anche voi qui all'interno della diretta. Buongiorno, lo so che a tutti. In questi casi mi dice, scusa se esiste. Buongiorno a tutti. Presentati. Buongiorno. Vai, Vicio. Sono Vincenzo Albicocco. E niente. Allora, io la volevo raccontare così: tre amici al bar, tre amici davanti a un come si chiamano? Le carte da briscola. Però ci sono anche due nomi famosi, insomma, dietro, due nomi dell'imprenditoria, della ristorazione. Qui abbiamo Albicocco, abbiamo anche Andò, che significa canto, che significa tante cose, se voi ne esatto. parliamo. Mi dovete raccontare com'è nato questo panettone. Intanto poi io ho anche aggiunto, vedi se ti piace, ormai chi sei se il panettone non lo fai? Bellissima frase, diciamo, per noi è stato quest'anno quasi dovuto farlo, in virtù del fatto che ci siamo resi conto che tutti lo stavano facendo. Ma tutto nasce dall'anno scorso, dalla noia durante la pandemia, dove ci si ritrovava da Acanto per via di forza maggiore, eravamo aperti per l'asporto del sushi e quindi si giocava a panificare, si giocava a loro giocavano, io a mangiare, si vede, diciamo, sono lievitato enormemente nell'ultimo anno. No, ma quelle sì. Mettono in forma. Dai, e quindi, ore, quante sono? No, sono, diciamo, c'è una grande attenzione al lievito, c'è una grande attenzione alle farine, all'impasto. Oggi, diciamo, veniamo anche accresciuti sotto la nostra preparazione, le nostre esperienze, dall'esperienza di Giuseppe presso la pizzeria Mastro Nicola, che chiaramente, diciamo, sta rappresentando in questo momento in città la novità, la pizza, l'impasto di Giuseppe è molto leggero, molto digeribile. E per le materie prime d'eccellenza, ovvio. Giuseppe. Ovvio, fortunatamente, intanto volevo ringraziare il mio titolare, che più che titolare è un amico, Roberto Billeci. Roberto, ciao! Realmente mi lascia appunto il tempo e il... Oh, è assurdo, dove si mangia Sara sa tutto, conosce tutti. Sono contento che magari ha provato, non so. Comunque, niente, andiamo alla grande. Tra di noi siamo una famiglia e cerchiamo sempre di creare appunto un'atmosfera bella e di creare tutto fatto... quello che... Qual è l'idea? L'idea, intanto, ti dicevo, è uno status symbol. Noi abbiamo qui in sala un panettone con una cupolicchia che è favoloso, che è dello chef Peppe Giuffre. Eppure lui ha fatto, ho sbagliato, scusami, la mantia, esatto. La mantia. Natale Giunta da tanto tempo fa il panettone. Abbiamo Marco Castagnetta, l'avvocato, che quest'anno si è messo a fare il pandò. Perché è così importante non solo saper panificare, ma panificare a Natale con questi simboli? Allora, credo che diciamo oggi l'attenzione all'originalità, all'artigianalità in generale, sta trovando grande spazio nelle realtà palermitane, soprattutto quelle di nuova leva, gestite da ragazzi giovani, diciamo, come me, come Roberto, che stanno dando sia attenzione alla materia prima, ma soprattutto alle tradizioni, che sono quelle di cui, diciamo, per fortuna abbiamo goduto nelle nostre famiglie di origine. E che fanno anche la differenza. Decisamente. Da tutti per i cui punti di vista. È diventato uno status symbol, ma è diventato un modo per dire noi ci siamo, noi stiamo seguendo questo percorso, che è quello che può condurci alla qualità e soprattutto ad addottrinare le nuove generazioni, che alcune purtroppo, diciamo, non avendo il nostro background, godono soltanto di prodotti di grande distribuzione in GDO, che snaturano totalmente quello che è il concetto. Però, e dopo per la pubblicità, vai. Ci raccontate sia la genesi sia come è fatto. Ma ti dico, Sara, che tra le tendenze me ne sono resa conto, perché se vai a cena a casa di qualcuno, prima non si usava portare né panettone né pandoro, adesso è meglio dei dolci, vassoi di dolci, fantastico. Cioè, capito, se tu porti il panettone magari quello al pistacchio tradizionale, fai pure bella figura. È cambiato, sì, un sì, po', sì, è vero. Resi conto? Non soltanto perché è buono, ma anche bello da vedere. Cioè, me l'hanno portato, l'ho servito
tutto a fare la differenza. Infatti per noi il pistacchino è fatto per Giuseppe. Adesso che ne parliamo. Il bello e il buono del gruppo. Anticipa solo il nome. Il pistacchino. No, il pan di Tony. Anche Tony con questo pubblicità è passato, vero? I consigli di Radio In. Futuroil, una grande novità per il tuo rifornimento. Futuroil, qualità, convenienza ed elevate prestazioni. Fai la differenza. Per il tuo rifornimento, scegli Futuroil. Che aspetti? Vienici a trovare. Futuroil, a Palermo in via Cesario 18. A Bagheria in via Papa Giovanni 23-2. A San Mauro Castelverde, strada provinciale 52, chilometro 20-950. E a Villalba Caltanissetta in via Piave 116. Sito internet futuroilsrl.com. Oh, ingredienti genuini, una perfetta lievitazione e voilà, il panettone artigianale di Donnino è pronto. Il mandorlato, il pan del bandito, il tradizionale, soffici bontà per rendere più dolci le festività. E poi da Donnino gli sfiziosi pezzi della rosticceria siciliana, realizzati rigorosamente con ingredienti selezionati e di prima qualità, e tanto altro, perché noi siamo buoni tutto l'anno. Donnino Total Food, a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Ho, ho, ho! Ciro's è il luogo storico per eccellenza, famoso per i cornetti artigianali, dove ritrovarsi per un caffè, un aperitivo, un ottimo gelato o per una semplice chiacchierata tra amici e contare sempre sull'eccellenza della qualità e dell'ospitalità. Ciro's è anche una raffinata cucina, ideale per un pranzo veloce, una pericena o per le pizze o le pinze romane dai mille gusti. Prossimamente anche il sushi. Ciro's è a Palermo, in via Notar Bartolo 25 e sui social. Oh, oh, i tempi sono quelli che sono. Mi sa che dovrò rivolgermi ad Affari in Oro. Suggerirò l'idea anche a quella befana dell'amica mia. Affari in Oro compra preziosi e paga all'istante. Affari in Oro è a Palermo con 8 negozi. Numero verde 800 913 333. Bambini, arrivo! Per chi ancora non lo sa, la 12ª nota è una splendida terrazza della storia Palace Hotel, dove poter godere dall'alto di una vista mozzafiato sulla città. Ideale per un coffee break, una colazione d'affari, un cocktail, una cena o un banchetto. Scoprirete una cucina d'eccellenza, avvolti da un piacevole sottofondo musicale. La 12ª nota, per noi di Radio In, sarà un punto di riferimento. Venite a scoprirla anche voi alla Storia Palace Hotel in via Monte Pellegrino 62 a Palermo. Sei in conflitto col tuo cellulare? Mela Ripari saprà come farvi ritornare in perfetta armonia. Mela Ripari è assistenza tecnica specializzata su iPhone, iPad, iPod, Mac, senza trascurare smartphone, computer, console e fotocamere digitali. Mela Ripari è anche vendita di accessori, gadget e originali creazioni da regalarsi o da regalare. Vi aspettiamo nel nostro personalissimo store ecologico a Palermo in via Marconi 4A e sui social. Garantiamo il miglior prezzo e un servizio rapido. Metteteci alla prova. Radio In, la voce della tua città. Allora, eccoci qui su Facebook per pochissimo, perché poi devi entrare in radio, ricordarlo anche là e poi finisce la trasmissione, ma ce l'abbiamo fatta. E siccome si è cancellata brutalmente la foto dei nuotatori nudi, io mi consolo con Upan di Tony! Vedi, diciamo, a cosa servono gli amici? Gli amici servono a rinfacciare la puntata di oggi, soprattutto alle 12:05. Che ho fatto? Vabbè, cerchiamo di fare di serie. Al grido di chi sei se il panettone non lo fai, i nostri ospiti hanno deciso che poi tu dici la foto col bicchiere in mano, io che non bevo mai, e invece tu eri ubriaco, giocavi a briscola e hai portato il tuo panettone. Decisa. Questo lo sanno tutti, diciamo, ma vorrei che uscisse altro. Sì. Grazie. Ma d'altronde diceva Bonanni a mio nonno, ma con gli amici che hai vorrei sapere cosa te ne devi fare dei nemici. Certo. Però, diciamo... Va bene, niente, questo per dirvi la scherzi a parte, l'anno scorso durante, diciamo, la noia dettata dalla pandemia ci trovavamo così presso Acanto e veramente durante una partita a carte, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo fare anche noi qualcosa, ci divertiamo dato che il pane sta venendo ottimo, i grissini idem, facciamo i anche... grissini, io me li sogno la notte. I grissini sono un'altra chicca, sono meravigliosi. Come, sì, come no, ma Minga ne mangia poco, d'oro. Gioia mia, perché quando viene da Acanto ne mangia poco, se li porta poi così, diciamo, sì, sì. Di... sembra la mia editrice con era per mio marito. Sì. Hai questa scusa del marito goloso, va bene. Esatto, comunque doggy bag di grissini.
la cosa simpatica di questo gruppo è che il più taciturno di tutti è quello più attento alla comunicazione ed è il nostro pasticcione o pasticcere o pasticcino Vincenzo Albicocco. Vogliamo sapere chi fa parte di questo gruppo intanto. E allora vi racconto appunto del nostro panettone. E poi che cosa bevevate quella sera? Quello ve lo faccio raccontare da Salvo. Intanto tu come ti chiami? Vincenzo Albicocco. Albicocco, mai sentito nominare nella pasticceria? Ci ha provato a taggare lui, ce n'è uno 50 Albicocco, ho detto vabbè, si ritroverà. Devo taggare. Ma Vincenzo ce ne sono solo due, Vincenzo, il nonno sognare. E il nipote. Faccio sognare cosa... Il nostro panettone nasce da una passione che appunto noi tutti abbiamo in comune, che è quella della qualità. Ricercare appunto materie prime d'eccellenza. Qualche foto all'interno della diretta, già foto pessime che farò rifare da lavorare. Ma sì, infatti meglio formato quadrato, però guardate già è alveolato, lo so pure io, lo so pure io, no, durante il Covid ho impastato, amica, cotto e studiato come tutti. Niente, entriamo appunto... in radio, aspetta 10 però secondi. Io ho avuto il buon senso di smettere, Vincenzo. entriamo. E appunto posso? Aspetta che rientriamo direttamente in FM e ne parliamo. In 4 minuti ci dovete far entrare tutto. Esatto, abbiamo finito. 12:56, si balla, si canta, si mangia. Abbiamo visto anche delle foto del panettone alveolato. Ma di cosa mi stai parlando? Castagnetta, i brividi. Vincenzo, voglio venire e allora, facci volare come ho detto prima, hashtag, perché vogliamo sapere tutto. E lui è pacatino, tutto. Sì, e sì, no. Quelli pacati. Dai, Vincenzo, come vi dicevo, Albicocco. Il nostro panettone nasce da appunto questa passione che abbiamo noi tutti in comune, che è quella della qualità delle materie prime di eccellenza. L'anno scorso, durante la pandemia, abbiamo fatto diverse prove per poi raggiungere quello che per noi è l'ottimo. Sì. La domanda è: come si chiama il tuo lievito madre? Ciccio si chiama. Hai visto? Che io sono un'addetta ai lavori ormai. E lo so, sono una gazzalata. Farina, zucchero, tuorli, lievito madre, arancia, limone, miele, burro, bacche di vaniglia, pistacchio di Bronte, mandorle, cioccolato di Modica. Non leggo niente di fantasmagorico, di geometrico. Ma tutto siciliano, di... tutto di qualità. Esatto. Cerchiamo sempre di usare appunto prodotti locali, comunque siciliani. Io voglio sapere chi c'è in questo gruppo, chi siete. Intanto quelli a tavola chi eravate? Allora, a tavola eravamo appunto io, Vincenzo, e un grandissimo amico nostro, fratello, che è Dario Cottuso. Che ha avuto il buon senso di non venire. Non purtroppo il lavoro per lui era... Però doveva fare il suo lavoro. Ringraziamo sempre Dario, che è sempre, diciamo, il nostro pilastro ed è un punto di riferimento. Il lievito è quello che appunto lo tiene vivo. È Dario che gestisce, diciamo, la materia prima, lo ringraziamo. Una mia sempre. Amica è andata in lutto per Poldino, che le è morto di lievito. Anche noi l'anno scorso abbiamo avuto anche noi qualche episodio del genere, tutto sommato. Ma che ne sa la gente, che ne sa? Ma le altre tipologie di panettone, in realtà abbiamo goliardicamente dato dei nomi che poi ci rappresentano, quindi c'è il pantotò, il pistacchino, il pancecè, cioccolato. Perché pancecè? Allora, perché pancecè? Perché perché c'è l'albicocca all'interno, il cioccolato, e quindi è il panettone di Vincenzo. Scusami, Albicocco. Scusami, io che mi chiamo Averna, come me lo fai? Per l'amore Averna te lo faremo. Pandaddio ero io. Pandado è il cioccolato di Modica Amaro, ed è il panettone dedicato al nostro chef Dario Cottuso, lo chef di Acanto. Oppure, perché se non lo nominiamo stasera non mangiamo nessuno. E non mi dai grissini. E non ti dai grissini, che è quanto dire. Mandorlino. Il mandorlino, l'abbiamo qua. Era facile. Il bello del gruppo, il bello del gruppo, il più ruffiano, e quindi diciamo c'è tipo la mandorla di... Spogliati, fai il nuotatore. Ecco, no, perché io sono un po' io ho detto, io te lo porto io il bello. Forza di impastare qui magari. Aspetta, pantotò. E il pantotò, ragazzi, sono io. Allora,
Upan di Toni è tutto. Upan di Toni è il Upan di Toni. Devo dire, siamo molto, il molto tradizionale significa con canditi o senza? Con canditi, ma canditi di grande qualità, perché io che non mangio i canditi oggi sto scoprendo che ci sono anche canditi. A me piace l'uvetta, buoni. Per saperlo. D'accordo. Pan Nicola. Pan Nicola, abbiamo Mastu Pan Nicola, perché stacchio, è come è proprio non vieni? No, 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 tu che volta. Pensi che sconvolgi qua la scaletta del programma? Prossima volta. Io le scrivo, volta. Ma non le rispetta nessuno. Poi c'è proposito... sempre questo, come si chiama, Ricky Rubacuori, che fa sempre questi gesti assurdi. E a proposito, noi ci dobbiamo salutare, quindi no, dove vabbè. Troviamo tutto? Va bene, te ne sei pentito di essere arrivato in ritardo? Decisamente, è da morire. Troviamo tutto, vorremmo fare una presentazione. Vabbè, allora da ce lo mangiamo, in questi ce l'andiamo giorni. A mangiare. Vi aspettiamo per mangiare il panettone. Organizzo per, e porto per... i nuotatori. Potete trovarlo presso le nostre attività, quella di Acanto e quella di Mastu Nicola. Aspetta, e quindi... qual era quella al forum? La bakery, la Lulu Coffee and Bakery, come mia figlia, come mia figlia, devo dire, come potrebbe essere un ambassador perfetto. Grazie a tutti, allora grazie per essere stati con noi anche oggi, venerdì prossimo insieme ancora con Gatti e gli auguri a tutti dalle 11 alle 13. Ciao gelato.com, Riccardo Zerbo, buon weekend, buona musica. Ti mancherò. Va bene.